amici delle belve, ci troviamo al Pellicano Festival Fantasy a Oriolo Romano. Siamo venuti qua per fare delle domande di cultura generale, non solo ai nostri amici cosplayer. Ma per saperne di più, seguitemi. Francesca, in arte Fuinur, e mi potete trovare come Fuinur Cosplay su Instagram. Laura, è il mio personaggio originale ispirato a una volpe. Francesco, Albus Silente da Animali Fantastici. Allora, io sono Linda Mary Walker, su Facebook mi trovate così, e sto interpretando una stregaccia che non è niente diverso da quello che sono nella vita, quindi sto facendo me stessa, eccomi. Mattia Persili, Eddie Manson. Cioè, chi sei, quello che stai interpretando adesso? Eddie Manson. Giusti Federica, Queenie Goldstein da Animali Fantastici. Giulia, 11, Stranger Things. Flaviano Di Gregorio, in arte Rock McGregor, impersonator di Dwayne The Rock Johnson. Francesco Massini, vengo da Perugia. E no, non sto interpretando nessuno in particolare, è un vestito da rievocazione, più o meno. In questo momento sto interpretando una sirena, però grazie a un ragazzo che mi ha prestato le pinne. In realtà io ero poco fa, un'ora fa, ero un'elfa, la regina degli elfi original. Guarda, sto interpretando un elfo, un personaggio dei boschi. Mi chiamo Fabrizio e interpreto Superman. Sono Andrea e sto interpretando Steve Harrington di Stranger Things. Sono Alessandra e interpreto Wonder Woman. Mi chiamo Sebastian e il personaggio è ispirato a un videogioco di Red Dead Redemption 2. Sono Alessandra Angelini che interpreta Alicia Sierra della Casa di Carta. Perché Pellicano Festival? Pellicano Festival perché per me è una ricorrenza, come tutti gli anni, insomma, essendo di Roma. Perché è una delle pochissime fiere nel Lazio, comunque vicino a Roma, a tema fantasy. Offre un paesaggio bellissimo, è il periodo perfetto, non fa troppo caldo o troppo freddo, quindi è perfetta. Perché? Perché è, diciamo, l'evento di casa e quindi è giusto promuoverlo. Perché il nostro gruppo di rievocazione ha messo una tenda, che è esattamente quella lì, e quindi noi siamo venuti a vedere com'è il Pellicano. Ed è molto bello, devo dire. A Cavaldonato non si guarda in bocca, perché? Perché sennò ti morde? Se ti hanno donato ci sarà un motivo, no? Perché in genere quasi nessuno ti regala mai una mazza. Perché forse non si è lavato i denti? Perché il fiato è bello pesante. Perché c'hai i denti cariati? Perché c'è la sporca? Una volta che arriva il regalo c'è poco da guardare, insomma, te lo prendi e via, no? Ma secondo te le dimensioni contano? Secondo te? Beh, no. No, no, no. Mi astengo da rispondere. 50-50, dai. Sì, secondo me sì. Beh, bisogna più che le dimensioni, conta il colore? Beh, queste sono domande che, chi lo sa, beh, sono difficili, eh? Per quale motivo? Perché io sono una sessuologa clinica, quindi ti è andata veramente male. Perché? Diciamo perché se tu devi arrivare a prendere il tesoro che sta in fondo alla caverna, se non c'è il braccio abbastanza lungo, quel tesoro non lo puoi prendere. Bisogna saperlo usare. Perché solo le dimensioni fanno, ma fino a un certo punto. Per cui bastano i 9 centimetri, come si dice? In realtà sì, perché la delle europee è profonda 9 centimetri, quella delle africane 12, quindi dipende con chi vai. Con le asiatiche bastano anche i 7. La Thunberg è un'attivista contro il cambiamento del clima. La Sultner invece è un'attivista su cosa? Non lo so. Su il piacere erotico? Non lo so. Anticambiamento climatico? Io non sono di questo mondo, quindi non... È ambientalista anche lei? Ma ha mai sentito parlare della Sultner? No, così a naso. Mi sembrava il nome giusto. No. No. Su internet? Mi sono buttata a caso? No. Sultner mi dà l'idea di una... boh, porno star? Un attivista sul sesso, insomma. Sì, un attivista sul sesso libero. Ah, benissimo. Secondo te, dove sono le zone erogene? A fianco alle zone buie. Allora, secondo me, per me almeno, qua dietro le orecchie, il collo, poi, vabbè, la parte dei genitali.
E zone erogene sono quelle che costano. Potrebbero essere in più parti, diciamo dietro il collo, vicino, anche sulle gambe, volendo, perché no? Mi dici la differenza tra sofficini e soffogoni? Questa è difficile, questa è tanto difficile. I sofficini sono quelli che si mangiano, i soffogoni è meglio che non faccia la battuta. Sofficini che... niente, cioè, proprio banali. Sì, i sofficini si friggono? E i soffogoni? Penso di no. Sono a dieta. Soffoconi invece proprio manca l'aria. Che entrambe ti lasciano senza fiato. Se aumentano le tasse, il tasso aumenta? Sì. No, perché noi a Hogwarts abbiamo il tasso rosso. No, diminuisce. Ma io sapevo sempre che il tasso faceva gratis. De grandezza? Perché? Perché sì. Ma ci sarà una motivazione, un perché? Perché sì. Perché se mangiamo pure quello poi... Secondo te è nato prima l'uovo o la gallina? Dipende dai punti di vista. L'uovo. Per me la gallina, da sola. Secondo me l'uovo. Devo rispondere per forza. L'uovo. Per quale motivo? Perché è una cellula. Scusa, l'uovo da dove arriva? La gallina. E la gallina? Dall'uovo. E allora non c'è una teoria esatta che specifica? No. Teoricamente dall'uovo, ma non si sa se l'uovo è nato prima della gallina. È una cellula. Penso, c'erano prima quelle, no? Perché era un dinosauro. Perché 2 non fa 3. Scusa, se l'uovo nasce dalla gallina, la gallina nasce da un uovo, giusto? Non lo so. Sì, però da qualche parte sarà arrivato, no? Dall'uovo. La gallina viene dall'uovo, l'uovo viene dalla perché gallina. Perché è nata proprio una gallina dall'uovo? E questa è la domanda, fulcro. Il tuo sogno erotico? Fare l'amore con Psycho dei System of a Down al ritmo. È un bel sogno. Allora, vorrei veramente tanto che in questo mondo esistessero i Witcher, perché così andrei molto spesso nella scuola di Witcher, ma non esistono, quindi almeno andare con uno che assomiglia a uno dei Witcher miei preferiti. Chiara. È una domanda un po' imbarazzante, no? Non saprei, non... Per Wonder Woman devo chiamare il mio fidanzato? Chi è il tuo fidanzato? Superman. Ah, ecco, perfetto. Allora non lo chiediamo più qual è però, questo sogno erotico. Però non è un sogno erotico, voglio dire. È reale, non è un sogno erotico. Bene, bene. Sono Giulia, in arte Red Tacchi. Ma dove possono trovarti? Su Instagram e su Facebook, con proprio il nome Giulia Red Tacchi. Bene, adesso io volevo chiudere questa giornata favolosa qui al Pellicano Festival Fantasy. E ma te non te l'ho fatta però le domande? No. Vabbè, allora te ne faccio un paio. Secondo te le dimensioni contano? No. E perché? Sono domande un po' personali. Mi dici la differenza tra sofficini e soffoconi? I sofficini si mangiano. E i soffoconi? No. Ok, va bene così per questa edizione. Ci vediamo alla prossima edizione. Amici delle belve, è tutto.